Anche tu passi ore e ore al giorno a scrollare video su TikTok e Instagram? Anche tu quando dici 10 minuti e smetto ti accorgi di aver perso un'ora davanti allo schermo? Se tu non rientri in questa categoria, molti giovani studenti sì, ed è proprio per questo motivo che il ministro dell'istruzione del merito, Valditara, ha deciso di dare uno scossone a questa situazione cercando di vietare, per quanto possibile, gli smartphone all'interno delle scuole. Ma cosa accadrà realmente? Ci saranno grandi novità? Scopriamolo! È da pochissimo arrivata una nuova circolare del ministro appunto Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito, la quale richiama l'ordine e dice che bisogna fermare l'utilizzo dei cellulari, degli smartphone quindi, all'interno delle scuole. In realtà però, allo stesso tempo, oltre a questo richiamo, non sono state aggiunte, o meglio, non sono state poste sanzioni disciplinari per chi dovesse utilizzare il telefono a scuola. O almeno lo Stato non l'ha fatto. Specifico che lo Stato non l'ha fatto perché comunque in questo senso hanno voce in capitolo gli istituti stessi, ma su questo punto ci torneremo. Il ministro praticamente richiama il buonsenso degli studenti e soprattutto, in realtà, non è che crei qualcosa di nuovo, ma semplicemente riprende una circolare che già 15 anni fa venne rilasciata. Ma qual è questa circolare presentata già 15 anni fa? E soprattutto perché il ministro ha deciso di porre il focus dell'attenzione su questo tema? Se volete scoprirlo, e dovreste farlo, mi raccomando rimanete con me, ma prima di tutto iscrivetevi ed attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati con i miei video. Valditara, come vi dicevo, si rifà quindi alla circolare dell'ormai lontano 2007 dell'allora ministro Giuseppe Fioroni, membro del PD sotto il governo Prodi. Questa ormai vecchissima circolare regolamentava proprio l'utilizzo degli smartphone negli istituti e vietava in pratica il loro utilizzo. La violazione del divieto non comportava delle conseguenze decise dallo Stato, ma dall'istituto, come dicevo prima. Infatti l'istituto in tal senso ha un'autonomia e ogni istituto può decidere le sanzioni che devono essere applicate nel caso in cui qualche alunno dovesse essere sorpreso ad utilizzare lo smartphone. Ovviamente, sempre nella vecchia circolare del 2007, lo stesso discorso valeva ugualmente e vale tuttora ugualmente anche per i professori. Tant'è vero che pure Valditara, ancora una volta, richiama forte su questo tema il buonsenso, prima di tutto, dei docenti nell'utilizzo dello smartphone e poi anche degli alunni. Valditara poi si rifà ad un'indagine conoscitiva del Senato, appunto un'indagine conoscitiva in questo caso che riguarda proprio tutto ciò che comporta l'utilizzo degli smartphone in generale nella vita di tutti i giorni. Questa indagine non serve per fare una sorta di guerra contro la modernità, potremmo così dire, ma in realtà serve semplicemente per regolamentare appunto l'utilizzo degli smartphone e dare un motivo per questa regolamentazione, tanto è vero che con l'indagine sono emersi diversi dati importanti. Questi dati hanno a che fare con le negatività dell'utilizzo degli smartphone e proprio per questo è stato richiesto lo stop dell'utilizzo degli smartphone all'interno di tutti gli istituti. Sebbene ci sono molti contro per quanto riguarda l'utilizzo degli smartphone, volevo comunque darvi una panoramica abbastanza ampia e farvi vedere sia quelli che sono i contro ma anche quelli che sono i pro, perché comunque ci sono. Ovviamente gli smartphone hanno diverse utilità, in primis quello di rimanere in contatto maggiormente con tantissime persone in tantissime parti del mondo. Per quanto riguarda però l'ambito prettamente scolastico, ebbene gli smartphone ci permettono di acquisire tantissime informazioni in pochissimo tempo e molto più in generale possono essere utili, se i docenti lo ritengono necessario, per attività appunto scolastiche. Quindi possono aiutare proprio anche per l'apprendimento stesso dell'alunno. Ovviamente queste attività devono essere autorizzate dal docente. Il problema è quando l'utilizzo degli smartphone nelle classi viene fatto contro questa autorizzazione. O meglio, l'autorizzazione proprio non c'è. Sono emersi infatti tantissimi problemi che l'uso dello smartphone può comportare se smodato. Si avrà infatti un'inclinazione all'insonnia,
maggiore ansia e per quanto riguarda l'ambito scolastico in sé per sé, delle cose che potrebbero ledere molto l'apprendimento dell'alunno sono mancanze di concentrazione, d'attenzione e una vera e propria dipendenza che in realtà è dannosa sempre, ma per quanto riguarda la scuola in questo caso è dannosa perché? Perché lo studente avrà spesso l'impulso di prendere lo smartphone ed utilizzarlo proprio perché ne è dipendente. E questo comporterà, come abbiamo detto prima, tutte le altre conseguenze, quali cali dell'attenzione, eccetera. È ovvio che questo non sarà quindi poi utile ai fini di un apprendimento corretto che verrà meno. Personalmente penso che la mossa del ministro non sia sbagliata. Sicuramente richiamare una circolare che in realtà già esiste serve in un certo senso a non aggiungere nulla di nuovo, sicuramente. Però a richiamare, come dicevo anche prima, l'attenzione su questo tema che è tanto importante, dato che si va a scuola per apprendere, e avere uno strumento che potenzialmente può servire a questo scopo, ma che in realtà molto spesso rema contro questo stesso scopo, non è poi così costruttivo. Ovviamente mi rendo conto che il ministro non ha potuto imporsi in maniera più severa, perché questa imposizione sarebbe potuta essere letta un po' come una sorta di diktat che quindi non sarebbe stato ben accetto da tutta la società. Ovviamente il diktat in questo senso, se vogliamo chiamarlo così, deve essere posto dall'istituto, che deve comunque avere una grande responsabilità, che ha una grande responsabilità per quanto riguarda questi temi e la cura dei propri alunni. Sicuramente molte persone, e nello specifico alunni, vorrebbero che l'utilizzo del telefono rimanga, però mi rendo conto, essendo anch'io stato un alunno a scuola, che effettivamente il telefono distrae. Dipende dalle persone, c'è chi si distrae di meno perché ha un forte senso di responsabilità e sa quello che sta facendo a scuola, quindi sa che sta costruendo il suo futuro, e c'è chi questa consapevolezza, soprattutto per quanto riguarda le persone che sono ancora un po' più piccole, non ce l'ha, e quindi di conseguenza perde molto l'attenzione, la motivazione anche nel seguire le lezioni, e questo a lungo sarà solo un danno. Quindi ripeto, personalmente sono d'accordo con quello che dice il ministro, sì all'utilizzo dei telefoni, ma solo quando questi servono e hanno davvero un motivo per essere usati. Magari si potrebbe arrivare a compromessi e permettere l'utilizzo dei telefoni, per esempio, durante la ricreazione, appunto in momenti ricreativi in cui l'attenzione non è fondamentale. Durante la lezione, invece, massimo focus su quello che si deve fare in classe. Ovviamente tutto questo va anche a favore della socializzazione, dato che non avendo degli stimoli esterni quali il telefono, questi stimoli dobbiamo andarci a cercare e li ricercheremo appunto negli altri, cosa che a detta mia è molto positiva. Le cose quindi al momento stanno così. Ma come andranno davvero? Si riuscirà ad avere un effettivo cambiamento nei nostri istituti oppure le cose rimarranno praticamente come sono sempre state, facendo diventare le parole del ministro delle semplici parole al vento? Ma questo ce lo saprà dire solo il prossimo periodo che verrà. Io intanto vi auguro buon Natale, dato che se tutto va bene questo video dovrebbe uscire il 24, il giorno della vigilia, e noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!